Ciao ragazzi, bentornati all'angolo del Rossonero. Allora, innanzitutto voglio assolutamente dovervi per forza ringraziare perché siamo già a 51 iscritti ed è un bellissimo traguardo in 2 settimane. Sono veramente contento, anzi forse neanche 2 settimane perché l'ho aperto forse di mercoledì, quindi domani sono 2 settimane. Sono veramente contento perché comunque magari so che vi fa piacere. E magari anche confrontarvi su con quello che dico io, eccetera. E sono veramente contento. Grazie, grazie a tutti i 51 iscritti. Ieri sera eravamo a 43, adesso siamo a 51. Grazie davvero e speriamo di crescere sempre di più. Mi raccomando, per chi dovesse ancora farlo, si iscriva, c'è la campanella, l'attivate e poi condividete. E mettete sempre like, mira, o dislike come volete voi, non c'è problema. E niente, grazie ancora, vi abbraccio veramente di cuore. Allora, il giorno dopo fa malissimo, il giorno dopo è la cosa peggiore, perché comunque ti svegli e pensi, vabbè, ok, comincia un altro giorno lavorativo, però poi ti ricordi che c'è qualcosa comunque a cui tieni, e questo comunque è la tua scuola del cuore. E fai fatica a pensarci perché fa male soprattutto dopo ieri perdere così no, l'ho detto anche ieri sera, non mi voglio ripetere troppo, però no. Oggi ci sono state anche delle, o almeno ho letto, per me erano delle novità, poi magari qualcuno lo sapeva già da ieri sera. Il signor Serra si è chiuso nello spogliatoio e si è messo a piangere, era disperato, perché comunque sa di aver rovinato una partita, sa che questa partita qua non dico che compromette il campionato, però può dare una svolta al campionato. E cosa ha fatto il signor Ibrahimovic? È andato a consolarlo. È andato a consolarlo e io ci sono rimasto di stucco perché, ma non perché Ibrahimovic è cattivo o cose del genere, perché comunque la società Milan si comporta così. Il problema è che la società Milan si comporta così, però dovrebbe anche un attimino finirla di comportarsi così, perché comunque sembra che facciamo la figura dei coglioni, che tanto ci si può fare quello che vuole, quello che si vuole, perché tanto poi il Milan perdona, il Milan perdona, il Milan perdona. Ieri sera Pioli ha detto: è stata anche colpa nostra, e comunque sono stato anche io il primo a dirlo perché siamo stati dei polli. Però anche l'arbitraggio non è stato all'altezza, ok, però è anche la società, ragazzi, che si deve far sentire, è la società che si deve far sentire. Perché dobbiamo finirla con sto stile Milan che accettiamo tutto e va bene così. No, no, non va bene così. Perché gli altri fanno i piangina e comunque qualche cosa ottengono. Non voglio fare nomi, però qualche cosa ottengono. E si sa benissimo chi sono questi altri. Noi invece dobbiamo seguire il nostro stile, che bisogna sempre stare zitti, eccetera. Intanto, Atletico, Porto, Porto, fuori dalla Champions League. Col Napoli. 3 settimane fa, anzi 4, vabbè, è passato comunque la partita prima di Natale. Col Napoli siamo stati zitti e anche lì il Napoli ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati fuori gioco di Giroud mentre era per terra? No. E lì è un punto. Ieri sera erano 3 punti, sono già 4. Alla fine questi punti poi costano. Alla fine questi punti poi li paga. Metti caso che disgraziatamente noi perdiamo lo scudetto per un punto. Chi ce lo ridà a noi quel punto lì? L'arbitro Serra con i suoi pianti? No. L'Associazione Italiani Arbitri? Non lo chiamo AIA perché secondo te come è pubblicità occulta? No. Ora, oggi ho letto addirittura che la partita, la Kodakons avrebbe chiesto di rifare la partita. Sapete che cosa può scatenare questa cosa qua? Vabbè che ci sono comunque degli scudetti di cartone anche, quindi vabbè. Ripetere una partita del genere perché il Milan sta piangendo, lasciamo perdere. Comunque, vabbè, detto questo, fa male, fa malissimo. Comunque, non sarebbe neanche giusto a questo punto ripeterla. Basta, l'arbitro ha sbagliato, deve pagare le conseguenze. Il Milan, comunque, ha sbagliato anche il Milan perché quei due gol lì non è che sono nati perché ha sbagliato l'arbitro, quei due gol lì è perché il Milan è il Milan, punto. Cioè, è colpa del Milan, è colpa del Milan, punto. Basta, boh. Non voglio creare nessuna polemica né niente. È colpa del Milan, punto. Perché i due gol comunque lo Spezia. Lo Spezia ha fatto il suo. Lo Spezia ha fatto il suo. Lasciando perdere le dichiarazioni del signor Thiago Motta. Che quella cosa lì è stata veramente
una barzelletta, cioè, ragazzi, è arrivato a dire abbiamo meritato la vittoria, abbiamo avuto più occasioni, il Milan l'unica cosa che sa fare è parlare di arbitri. Basta. Lascio a voi i commenti, quelle cose lì. Basta. Va bene così. Dunque, le pagelle, vi dico la verità, le pagelle tutto il giorno che ci penso. Le pagelle oggi è dura, oggi le pagelle è dura. Ieri ho detto domani con le pagelle picchio, però è dura, è veramente dura perché abbiamo giocato praticamente due tempi quasi diversi, con la stessa sostanza, però gli errori che abbiamo fatto sui due gol dello Spezia purtroppo ci sono costati la partita, al di là dell'arbitro. Perché comunque purtroppo ieri siamo stati discontinui, è quello lì il fatto. Abbiamo avuto quel blackout 10 minuti che abbiamo preso il gol del pareggio, poi dopo il gol del pareggio siamo andati in ansia, abbiamo cominciato a giocare tutti frettolosi, palle buttate così in mezzo, tanto c'erano Giroud e Ibra, e purtroppo lo Spezia poi si è chiuso, lo Spezia poi ha messo il pullman davanti alla porta e poi nella ripartenza ci ha furgato. Proviamoci, ci proviamo e vediamo un attimino se poi voi sarete d'accordo. Io non do voto fisso ad alcuni, cioè do magari dal al, perché comunque è veramente duro oggi. Sulla difesa sono chiaro, su quello. Meniamo 6 perché comunque sui rigori non ci può fare niente, è intervenuto poco e niente, ha fatto due parate che comunque non erano neanche tanto così difficili, però l'insufficienza la dai a un portiere che magari ti fa una papera, l'insufficienza la dai a un portiere che magari ti sbaglia un'uscita o cose del genere, quindi non cioè meglio un 6 assolutamente. La difesa Florenzi primo tempo sì, secondo tempo no. Secondo tempo Florenzi si è proposto poco, quando abbiamo preso gol del pareggio siamo andati in ansia e anche lui comunque è andato in ansia e Florenzi 5 e mezzo, Florenzi 5 e mezzo barra 6 to, ma sa proprio 6 meno meno, un 6 proprio tirato tirato. E comunque Florenzi a me sinceramente il primo tempo bene e il secondo tempo no. In tanti il primo tempo bene e il secondo tempo no. Gabbia 4 e mezzo. I due gol errori suoi. Mi spiace Gabbia 4 e mezzo. Assolutamente. Gabbia 4 e mezzo, soprattutto nel secondo gol. Ok, stavi tornando, eri stanchissimo. Però cioè, non va bene essere così fuori posizione. Nel primo tempo, tra l'altro, in un'occasione Florenzi è venuto a coprirti. Perché te avevi scoperto quella zona di area di rigore lì, Florenzi è venuto a coprirti e aveva ostacolato il giocatore che poi ha tirato addosso a Maignan. Gabbia 4 e mezzo, 4 e mezzo. Kalulu 5 e mezzo, bellissimo primo tempo, stupendo, interventi meravigliosi, però lo stesso problema di Gabbia, l'unica differenza è che lo salva anche il primo tempo. Kalulu ha fatto un primo tempo spettacolare, il secondo tempo a me non è mai piaciuto neanche Kalulu. Anche se comunque i recuperi eccetera, diciamo più 6 che 5 e mezzo Kalulu comunque dai, però non più di 6, non più di 6. Teo Hernandez, sono molto indeciso su Teo. Sufficienza sì, ma non piena, non piena perché comunque anche lui è stato discontinuo anche lui, troppa fretta anche lui. Quando parte testa bassa non guarda mai il compagno. Nel primo tempo bene, secondo tempo anche lui no. No, a me non mi è piaciuto, guarda, anche lui un 6 meno meno. Più 5 e mezzo che 6. Bakayoko 6 e mezzo. Bakayoko ha fatto una bellissima, a me, bellissima partita. Perché bellissima partita 6 e mezzo? Siamo sempre lì, perché nel secondo tempo c'è stato quel quarto d'ora di blackout del Milan che non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, quindi, però il primo tempo anche lui ha fatto un primo tempo stupendo, sempre a recuperare fisicamente. Ha fatto comunque una bella partita nel complesso. Quindi 6 e mezzo. Krunic 5. Krunic praticamente non si è mai visto. Per me Krunic è uno dei peggiori in campo, insieme a Gabbia. Krunic non si è mai visto, a parte l'assist forse per Leao, è stato lui a fare quel lancio lì, mi sembra, non me lo ricordo neanche più. Ci andiamo a guardare subitissimo, assolutamente, perché non voglio fare una gaffe che magari poi era un altro, perché comunque il lancio per Leao per il gol è stato spettacolare, quello assolutamente.
Aspettate un attimo che ci guardo un secondo, un attimino. Allora, il bello della diretta anche di queste cose qua, nel senso di non avere una mezza memoria per i gol. Mi ricordo qualsiasi cosa, però per il gol assolutamente no. Ecco, neanche l'applicazione me lo dà. Perfetto, ok. A me sembrava comunque il lancio di Krunic. E comunque, per quanto riguarda Krunic, comunque insufficienza. 5, 5, assolutamente. E sulla destra Saelemaekers, 5. A me non mi è piaciuto per niente Saelemaekers, vi dico la verità. Né nel primo tempo né nel secondo tempo. Si proponeva, ok, poi ha scartato poche volte l'uomo, ha fatto un bel tiro a giro nel primo tempo e basta. Saelemaekers, anche lui confuso, sempre fuori tempo negli interventi, sempre passaggio a vuoto, 5, e lo stesso anche Diaz. Diaz purtroppo non riusciamo a recuperare il vero Diaz. Diaz va a strappi e non va bene questa cosa qua. Diaz è insufficiente anche lui per me. 5. Per me, io parlo sempre di pagelle personali per come ho visto la partita. Leao 7. Leao migliore in campo. Anche se purtroppo anche lui nel secondo tempo è sparito e poi Pioli l'ha tolto. E Pioli, secondo me, Pioli ha sbagliato perché Leao comunque va bene, può anche sparire, però poi ti fa quello strappo che poi ti porta a vincere. Però anche lui comunque non ce la faceva più. Cioè, comunque ha giocato parecchio contro il Genoa, ha giocato metà secondo tempo più i supplementari, ha giocato praticamente più di un'ora ieri, non mi ricordo che minuto è uscito. Leao 7 comunque, migliore in campo assolutamente. Ibra anche lui 5. Ibra anche lui 5, va a pressare però anche lui lì, sempre troppo nervoso, anche Ibrahimovic. Sempre un po' troppo pigro anche per l'età, eccetera. Però purtroppo Ibra ha degli strappi 5 e mezzo. 5 e mezzo perché comunque si veniva sempre a prendere il pallone nella loro tre quarti. Non sta mai fermo comunque davanti, ma vi recupera, eccetera. Però anche lui quando si intestardisce vuole fare le cose troppo di fino, troppo complicate. Alla fine poi ci casca e perdiamo palla. È quello il problema. Ieri purtroppo non è inciso come ci si sperava che incidesse, appunto. Per quanto riguarda i cambi, se me li ricordo tutti, Calabria 6. A me Calabria è piaciuto da morire. A me Calabria mi è piaciuto veramente tanto, 6, 6 pieno. Era un po' che non giocava, non vedevamolo tutti l'ora che ritornasse ed è tornato alla grande, in formissima, subito in palla 6, assolutamente. A me Calabria mi è piaciuto da morire. Giroud senza voto. Cosa gli do a Giroud? Cosa gli diamo a Giroud? Per me è Giroud senza voto. Ma non perché ha giocato male, non si è praticamente mai visto. A parte qualche sponda con Ibrahimovic, ma praticamente Giroud non si è mai visto. Purtroppo non si è mai visto. Qualche sponda anche di testa, eccetera, perché le palle alte, poi quando è entrato Giroud, che ha fatto coppia con Ibra là davanti, qualcosina si è visto, però c'è cioè, poco. Poco almeno per me è. Per me, per dare un voto. Poi magari mi dicono, Gabri, ma cosa stai dicendo? Per me Giroud, senza voto. Rebic 5 e mezzo. Rebic è entrato con la voglia di strafare, a parte l'occasione, quella maledettissima episodio. Anche Rebic, anche lui troppo scombussolato, troppo frettoloso. Non mi è piaciuto, vi dico la verità. Rebic a me non mi è assolutamente piaciuto. 5 e mezzo, dobbiamo recuperare ancora bene Rebic. Lo aspettavamo tutti per la Coppa Italia e comunque ha deluso, purtroppo. Quindi anche Rebic 5 e mezzo. Messias 6. Aveva fatto anche gol Messias. 6. 6 si proponeva, purtroppo che cross ancora così e così, purtroppo la maggior parte sono sempre troppo bassi, però puntava l'uomo, si proponeva, correva, aveva fatto anche un gol dalla Madonna. Messias 6. 6. E Pioli oggi gli do 4 e mezzo. Pioli purtroppo ha sbagliato i cambi. Non vanno bene, secondo me non vanno bene neanche le dichiarazioni. Bisogna essere più cattivi a questo punto. Bisogna essere più cattivi a questo punto. 4 e mezzo. Pioli ha sbagliato i cambi, secondo me. Leao non andava assolutamente tolto. Saelemaekers andava tolto prima, Leao non andava assolutamente tolto. E forse anche Diaz andava tolto prima. E anche Ibra, secondo me, andava tolto. Per me, ripeto, sempre per me, 4 e mezzo. Niente, boh, ragazzi, purtroppo è andata così. Tiriamoci sulle maniche perché domenica sera c'è la Juve. Adesso
Vediamo un attimino se, perché attenzione, adesso c'è questa cosa qua, poi vi lascio, sono già 15 minuti di video. Vediamo se, bisogna stare attenti, perché se il Milan con la Juve dovesse perdere, allora vuol dire che il Milan sta cedendo fisicamente, quindi non è stata colpa di Serra perché abbiamo perso con lo Spezia, ma è il Milan che comincia a mollarci. Quindi dobbiamo cercare assolutamente di vincere con la Juve per dimostrare che è stato un incidente di percorso. Le possibilità ce le abbiamo, ripeto, oggi, anzi ieri è tornato Romagnoli, oggi c'era il turno di riposo dei ragazzi e poi da domani si ricomincia a lavorare e c'è Romagnoli in campo, in gruppo, quindi probabilmente giocherà anche Romagnoli al posto di Gabbia, tutto il rispetto per Gabbia, ci mancherebbe altro sempre. E riprendiamo un po' di forma, però ragazzi questa ci vuole anche durante le partite, sempre questa. Bisogna picchiare su questa cosa qua, perché la Juventus non è un avversario comune, non è un avversario qualunque, la Juventus è la Juventus. La Juventus sta cercando di rimontare per arrivare quarta, quindi ci metterà tutta se stessa, giustamente. Come noi dobbiamo metterci tutto se stesso per tenere l'Inter lì. Quindi, forza ragazzi, forza, diamoci le maniche, domani si ricomincia a lavorare e pazienza ragazzi, ormai questa giornata è andata, è inutile pensarci, faremo fatica ancora a mandarla giù, però dai. Vedremo. Io col prossimo video non lo so, magari faremo un piccolissimo resoconto giovedì su questa giornata di Coppa Italia, che tra l'altro adesso stanno giocando Lazio-Udinese, che chi vince va contro il Milan, tra l'altro, ai quarti di finale. E niente, mi raccomando, sempre, se non avete ancora fatto, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi neanche un mio video, angolo del rossonero, sempre, mi raccomando, condividete a tutti, dappertutto, mi raccomando, fate pubblicità, tutto quello che potete. Come sempre, nella gioia e nel dolore, forza Milan con il cuore. Un abbraccio a tutti.